Sono giorni difficili quelli che Daniele Borsari sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP. Il conduttore è finito al centro di un periodo complesso cominciato con l'ultima puntata del reality andata in onda. A sostenerlo dall'esterno è la compagna Filippa Lagerbach, che ne ha approfittato per negare con veemenza le voci di crisi. Nell'ultimo si è parlato con insistenza di un allontanamento tra i due, gossip che la donna ritiene sia completamente campato in aria, come rivela TGcom, che l'ha intercettata nel corso della Milano Fashion Week. Hanno scritto di tutto. Che siamo in crisi, che sono gelosa e non c'è nessuna crisi. Siamo una coppia solidissima. Non ho mai detto che non andrò al Grande Fratello VIP. Chi lo sa? Daniele. Lo guardo tutte le sere insieme a mia figlia. Più io che lei, a dire il vero. Mi sembra stia bene nella casa. Certo gli mancherà di sicuro la musica e la meditazione. Borsari è stato isolato dal gruppo in seguito a una rivelazione che ha visto Ignazio Moser nel ruolo di presunta parte lesa. L'uomo ha nominato il ciclista, adducendo quale motivazione una sua confessione a proposito di un'agenda all'interno della quale annoterebbe i nomi delle donne con le quali è stato a letto con rispettivi voti. Quella specie di memorandum ha infastidito Borsari, che lo ha votato. Moser, però, si è risentito per il fatto che Daniele ne abbia parlato in diretta TV, convinto che quel pettegolezzo fosse rimasto segreto. Una volta comunicato al collega l'intenzione di troncare la loro amicizia, Daniele si è rifugiato in confessionale ed è scoppiato in lacrime. Ad aggravare la situazione si sono aggiunte le presunte minacce di Jeremias Rodriguez. Ha una faccia da bastardo, ha detto il fratello di Belen riferito al conduttore. Questa cosa la risolviamo fuori. Resosi conto della portata delle sue dichiarazioni, l'argentino ha chiesto scusa. Dall'esterno della casa, però, la Lagerbach ha allertato la redazione del GF VIP. Preoccupata per le parole pronunciate da Jeremias, la donna ha fatto sapere sui social di aver provveduto a segnalare quelle minacce a chi di competenza nel tentativo di proteggere il suo compagno anche dall'esterno della casa. Chi se ne frega?